Benvenuti una volta. Buonasera, io ho apprezzato molto la serata perché tra l'altro tratta dei temi che io tratto abitualmente, essendo anche la consigliera di parità, cioè io applico la mia creatività per risolvere problemi bassi, no? Di discriminazione in ambito lavorativo. Sul tema della conciliazione vorrei dire due cose. È importante sì la conciliazione collegata alla condivisione, sapendo che la società è già andata un pochino più avanti, cioè nella realtà di tutti i giorni di questo territorio è già in qualche modo, come dire, intrinseca l'idea di conciliare e condividere. Il vero tema, se ricollega a quanto diceva lui precedentemente, è che solitamente quando in una coppia, per esempio, si deve definire chi chiede il permesso al congedo parentale, chi fa cosa, è chiaro che l'elemento economico diventa l'elemento deterrente, cioè chi guadagna di meno sarà il soggetto che chiederà il congedo parentale perché ci rimette di meno. Questa cosa è interessante perché apre proprio in questa fase di cambiamento sociale molto forte e anche di situazione economica, diciamo, l'elemento che tiene le donne un pochino indietro rispetto alla stabilizzazione del mercato del lavoro ha fatto sì che io abbia trattato, per esempio, moltissimi casi di discriminazione di uomini che non riuscivano a ottenere i diritti di conciliazione, stiamo parlando di lavoro dipendente, in questa situazione, proprio perché con una compagna che è magari precaria, eccetera, che non ha questo accesso a questi diritti, questa richiesta proviene dagli uomini. E devo dire che questa cosa in qualche modo mi fa piacere perché imprime una spinta interessante e nuova che sdogana un po' il termine di conciliazione che io non sopporto molto solamente quando è collegato alle donne, cioè le donne non è che le donne vogliono fare il part-time, perché quando hai studiato e sei arrivata in una situazione, cioè ad un livello di competenza anche abbastanza alto, i dati dell'Università di Bologna indicano, ma anche i dati della regione indicano come il livello di formazione e di preparazione sia alto, è chiaro che il lavoro non è più un qualcosa di accessorio, ma è qualcosa di identitario. Ed essendo identitario, io desidero esercitare la professione di chirurgo o la psichiatra o semplicemente la commercialista. Quindi in questo modo la società è già cambiata, bisognerà fare molta attenzione quando si parla di questi temi, proprio parlandone sapendo già che siamo arrivati avanti. E questo è il primo elemento. Il secondo elemento è il tema dello smart working. Su tutte le tematiche che fanno riferimento alle tematiche della conciliazione, ma ancora più alle tematiche femminili, spesso si tende, come dire, se fossimo in un teatro, ad avere lo spot acceso, l'occhio di bue solo su una cosa. È importante, importantissimo tenere presente quanto il mondo del lavoro sia composito, quanti siano le tipologie lavorative e quante le situazioni differenti. Per cui io chiedo soprattutto all'onorevole Di Naio, che presente in Parlamento, proprio di tenere ben acceso questo faro sulle varie modalità. Come esperienza dell'Emilia Romagna, il tema del vecchio telelavoro, che in realtà non era neanche più il vecchio telelavoro, perché ci sono alcune esperienze estremamente innovative che assomigliano già allo smart working senza averne la denominazione, che magari si sono un po' arrabattate, così come esiste un'informalità enorme nello smart working esistente ma non normato ma di fatto agito all'interno di aziende piccole e grandi, per esempio. Quindi questo è un elemento. Io chiedo, ecco, teniamo presente lo smart working, poi teniamo conto anche che esiste un mondo del lavoro che è fatto di professioniste e professionisti che hanno, cioè sul livello delle professioni, per esempio, c'è un'entrata generale delle donne anche sulle professioni maschili e in molti ordini professionali le donne a volte sono anche superiori al numero di uomini come iscrizione. Anche nelle professioni più maschili, gli architetti per esempio sono arrivati già a superare il 50% nell'ordine di Bologna, per esempio.
quindi attenzione a questo elemento, quindi tenendo un pochino aperto tutto. Sul tema delle discriminazioni e delle molestie, ecco, io sono molto contenta di questo protocollo d'intesa per anni che avete sottoscritto come CGL e CISL e UIL. Mi dispiace solo leggere nella nota allegata purché non si presenti alcun costo aggiuntivo. Invece, per praticare delle politiche reali di cambiamento ci vuole un investimento, perché altrimenti noi continuiamo a fare solo parole ma non avere gli strumenti per poter agire. Grazie. Grazie.